Per il Teatro del Sorriso vi riproponiamo oggi La zuppiera di Robert Lamoureux nella interpretazione di Nando Gazzolo e di Maria Grazia Spina. Io credo che la curiosità di questa piacevolissima commedia sta questa volta non tanto e soltanto nell'interpretazione di due bravi attori come questa bella coppia che aveva avuto una grande popolarità televisiva, ma nell'autore. L'autore è un personaggio molto curioso, perché è un personaggio che viene dal music hall, era scrittore di testi che lui stesso interpretava per la radio e per la televisione con grande successo, è stato anche grande cantante, di grande successo. Ha vinto negli anni 50 il Grand Prix du Disque, che più o meno rappresentava un festival di Sanremo come importanza in zona italiana, e ha questa capacità di un dialogo estremamente brillante, e evidentemente con una superficie leggera, però scintillante, pieno di arguzia, e credo che lui stesso sarebbe stato un notevolissimo interprete di questa sua commedia che viene oggi presentata e che è un esempio abbastanza atipico nel Teatro del Sorriso, proprio perché è fatto da uno scrittore che viene dal cabaret, che viene dallo scrivere e interpretare lui stesso, senza avere gli spessori evidentemente dei grandi attori, autori della scena italiana e europea, quindi non possiamo scomodare né Eduardo né Viviani né Fo, possiamo però ricordarci che ci sono degli scrittori che nascono anche da un certo tipo di rapporto col music hall, col cabaret e con la stessa televisione, e che hanno dato al teatro dei contributi di sorriso notevoli, non fosse altro per la intelligenza e per la piacevolezza. Non le chiedo nemmeno come sta. Perché? Perché si vede fresca come una rosa. Dall'anno scorso è la stessa. E Paul? Sta sistemando la macchina. Ah. Salve! Salute! Una nuova domestica? Sì, Camille se n'è andata 6 mesi fa. Oh, ha trovato un altro posto? Sì, per sempre. Se ne sta accanto alla sua mamma, al nonno, al bisnonno. Volete qualche cosa da bere? No, grazie, zietta. Nemmeno tu, Brigitte? No, zia, grazie. A proposito, io preferisco zia a zietta. Zia? Ma è da tanto che la chiamo zietta.
Appunto, è da tanto che mi dà i nervi. Zietta cara! Oh, non ti domando nemmeno come stai. Guarda, sei fresca ma come una rosa. Oddio, anche tu. Come anch'io. No, no, niente. Oh. Oh, scusate. Ma, zietta, ancora senza campanello? Ma sempre senza campanello. Ehi, salve. La signora picchiato? Sì, per favore, porta su questa roba. Sì, signora. Cosa c'è? Stavo per chiederlo anch'io. Mm? Ah, niente, niente, niente. Ma cos'è, una nuova domestica? Sì, Camille è morta 6 mesi fa. Ma come, Camille è morta? Sì. Oh, che seccatura, ma potevi scriverci, non telefonarci. Sai, ci ho pensato, ma poi ci vediamo così di rado. Beh, se non veniamo tanto spesso è perché i rubinetti non mi concedono tanti divertimenti, cara la mia zietta. Zia, Paul, zia. Scusi, zia, io e Brigitte saliamo a cambiarci, vieni. Sì, certo, cara. Incantevole, la nostra Brigitte. E che progetti ha per l'avvenire? Ah, beh, non ha ancora deciso. Allora, matrimonio, mio caro, matrimonio. Io quella lì potrei giurare che la conosco. Vabbè. Senti, zietta, devo parlarti. Della domestica? Sì. No! Sì. No, no, no. Si tratta di ben altro. Bene, allora coraggio, avanti, parla. Dunque, tempo fa tu hai ricevuto delle visite, è vero, da un certo Mr. Bronson? Sì, 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 è venuto perlomeno 4 volte. Ecco. E questo Mr. Bronson ti ha informato che la Alex, una casa americana d'automobili, sta impiantando uno stabilimento a Bordeaux, vero? Oh, e come lo sai? E ti ha detto anche che un'altra casa americana, la United Rocks, vuole installarsi nella zona. Ma proprio così? Ecco. E ti ha detto anche che mentre la Alex ha già trovato il terreno, la United Rocks invece ancora lo cerca. Beh, ma tu parli proprio come se fossi stato presente. Sì, quasi. E questo signor Bronson, a nome appunto della United Rocks, ti ha proposto di vendergli i tuoi 60 ettari di vigna. Sì, e io per 4 volte gli ho detto di no. Ecco, benissimo. Cioè, no! No, no, malissimo. Ma io quella lì non so perché potrei... Ma vabbè, senti, ma chi te li dà 300 milioni di franchi per 60 ettari di vigna che tra l'altro non producono nemmeno vino ma aceto? Senti, non insistere perché tanto io le vigne non le vendo. Ma è pazzesco! Va bene, allora ammettiamo che io venda la casa, la terra, le vigne e tutto quanto. E poi? Ma come poi? E poi ti ritrovi con 300 milioni di franchi, no? Che sono più di 60 milioni di dollari. Quasi 40 miliardi di lire. O dico, con una cifra simile ti cavi tutte le voglie. Vedi, mio caro, alla mia età non rimane che una voglia sola, quella di starsene in pace. No, ma scusa, zietta. Non ne parliamo mai più. Mai più? Devo andare a prendere le mie gocce. Mai più. Mai più? Che cosa? Mai più vendere. Coraggio, mio caro, coraggio. Vedrai, te la caverai anche questa volta. Ma non con Obertin. Il tuo socio, Obertin, devi vederlo lunedì mattina, no? E allora aspetta di sapere che cosa vuoi. Lo immagino già. Mia povera cara,
La tua zia non vuole vendere. Non vuole vendere? Ma scusa, papà, scusa. Allora la mia spiderina per l'estate? La mia spiderina per l'estate? Spiderina. Autostop, bella mia. Autostop. Senta, signorina, ma non le arrechiamo troppo disturbo, vero? Oh, state tranquilli, non mi farò certo venire i capelli bianchi per voi. Certo che è ben diversa da Camilla, eh? E se le dicessi la verità? Alla domestica? Ma no, alla zia. Perché non le confessi francamente che sei cointeressato alla vendita e che ti hanno offerto una grossissima somma di cui hai urgentissimo bisogno? È impossibile, è immorale, no. Io alle volte mi domando perché tu ti ostini con i rubinetti. Perché? Perché ho ereditato quello schifo di fabbrica da mio padre, il quale ha ereditato quello schifo di fabbrica da suo padre, il quale è il fondatore di quello schifo di fabbrica. Sì, e intanto la mia spiderina non la comprate così. Oddio mio, che nervi quando picchia così, che nervi. Su, in fondo non picchia mica te. No? Oh. Allora, pranzo fra un'ora, va bene? Ah, sì, benissimo, cara zia, benissimo. Io adoro mangiare presto e leggero. Leggerissimo. Perfetto. Allora, hai sentito, eh? Leggero, come al solito. Sì, signora, sardine. Ah. Perché non andate a fare una passeggiatina nella mia cara vigna? A proposito di vigna, zia, sta calma. No. Calma. Ho detto che non ne voglio più parlare, anzi voglio avere un pochino con me la mia Brigitte. Sì, andate a fare una passeggiatina, andate. No. Mai e poi mai. Vieni. Andiamo a calpestare qualche vitigno, forse di distendere. Oh, scusate, la mangiate voi altri la minestra? Se mangiamo la minestra? Ma sì, volevo saperlo per i piatti, se devo tirare fuori quelli fondi o no. Dopo che cosa c'è? Dopo la minestra? Appunto. E dopo tre scodelle di minestra pensate di avere ancora fame? Ma insomma, signorina, vedrete che abbuffata! Ma per me quella lì non ha l'aria di una cuoca, eh? Già, per me ha tutta l'aria di una di quelle. Fatto presto, devi avere corso come un pazzo. Niente di nuovo durante la mia assenza? No, sai, la zia è molto contenta che Brigitte rimanga qualche giorno di più, vorrebbe vederla sposata. Sì, ha la mania di combinare matrimoni, parecchi infelici la benedicono da queste parti. Hai poi visto Aubertin? Sì, l'ho visto. Non vuole più saperne dei rubinetti, sai, dei miei, perlomeno. Vuole indietro la sua quota e andarsene. Allora, Paul, è davvero grave. Eh sì,
Grave, grave. Anzi, gravissimo. Ho ipotecato anche la villa in campagna. No. Giardiniere compreso, sì. Lui ancora non lo sa, ma è ipotecato, sai. Non appartiene più a se stesso. È il crack. Il patatrac. È la fine. Dei tipar. A Parigi è andata male, vero? Tu non ti picciare. Oh. A proposito, ho sentito che la zia vuol darti marito, eh? Tu che ne pensi? Hm? Beh, senti, papà. Parliamone, eh? Che fai, parti? Senti. Senti, tu devi capire. A casa è sempre e soltanto questione di soldi. Ma scusa, è stancante. Io ho bisogno di un po' di calma. Oh, di calma, di calma. La calma sta per arrivare, cara, la calma definitiva. Ehi, salute. Buongiorno, signorina. Oh, buongiorno. Potremmo avere un po' di caffè? Come no, l'ho fatto proprio adesso. Volete anche pane e marmellata? No, soltanto del caffè, grazie. La colazione più tardi. Come vi pare? Io cerco la tipina, la cerco e non la trovo. Ma... Certo che quella lì è ben diversa da Camilla, eh? Sì. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, zia, buongiorno. Ma tu cosa fai lì? Sono qui. Sono tornato, per un giorno, due, tre, se non ti disturba, eh? No, figurati. Scusate, mi dimentico sempre. Di nulla, zia, di nulla. Buongiorno. Mi hanno picchiato? Sì, Germaine, buongiorno. Il tè per lei è pronto? Bene, portalo in camera mia, lo berrò mentre mi vedo. Sì, signora. Che bella giornata. Sì, promette bene, promette. Lo vedi, piccola mia? Da questa casa partì il tuo bisnonno Duvar per fondare la rubinetteria. È vero, Paul? Un birichino, uno scavezzacollo il nonnetto. No, un pioniere. Mentre invece le vigne le dobbiamo a suo fratello Filippo. Ecco, visto che siamo in argomento, zietta. No, che non ricominci, ma sarai tu. Sarai mica tornato apposta per parlarmi ancora di questo, no? Io, ma scherzi. Oh. Non mi ricordo più. Chi è che voleva pane e marmellata? Nessuno! È giusto, è vero, mi pareva. Oh. Ma come sei nervoso? No, è il viaggio, povero caro, è il viaggio. Certo, però, che è una ben strana idea, è partire di qui domenica per andare a lavorare lunedì a Parigi e ritornare qui il martedì. Ma cos'è, c'è così poco da fare in fabbrica? Sì, è un pianto. Zia, posso prendere il caffè con te? Ma certo, ma come sei caro. Vieni, andiamo di là. Intanto che le vedi, tu mi devi raccontare tutte queste cose, vieni. Ego, grazie, adesso ho bisogno di riflettere, cara. Da solo. E così suo marito vorrebbe che la padrona vendesse la proprietà. Non sono tenuta a discorrere con lei. E perché no? Si può discorrere anche coi domestici, sa? Non siamo mica delle bestie. Non ho certo detto questo. E allora discorriamo. Non è mica colpa mia se ho sentito. Sì, mio marito ha una magnifica occasione di vendere, ma la zia non vuole. Visto, avevo capito. Ma se la padrona ha detto di no, è no. Quando ci si mette, è cocciuta, sa. Oddio mio, come tutti i vecchi, no? E quando ha detto mai più, che faccia ha fatto suo marito? Bella fregatura per lui, eh? Ma insomma, io sono dalla vostra, sì. Sono proprio dalla vostra. Clienti come quelli si trovano una sola volta, sì. Solo gli americani possono buttare via tanti soldi per dei terreni come quelli. Siamo gli americani, certo.
Per forza suo marito è abbacchiato. Vedere una che sputa sopra una montagna di soldi quando tu magari... Specie se gli affari non vanno tanto bene. Giusto? Io sono per la giustizia. Sì. Ma... E a suo marito? Gli servono subito questi soldi? Beh, capito. Prima è, meglio è. Ma se la vecchia si è intestata a lasciarvi tutto per quando è sottoterra, non la smuovete. Arzilla con me, poi? Credo che mi manderete ancora per molto gli auguri di buona. Sì, è l'immagine della salute. Ed è difficile che vada sotto un treno andando soltanto dalla sua stanza alla poltrona. Ma che cosa dice Germaine? Ma lo so che cosa mi viene in mente. Poveretti noi, se la vecchia gli viene un coccolone mentre noi siamo qui. Perché, poveri noi? Perché la gente direbbe che l'avete fatta fuori voi altri. E come potrebbero dire una cosa simile? Lei signora non la conosce la gente. No, è proprio vero, io la gente non la conosco. Beh, ma del resto se è così, non rimane che farla fare fuori da un altro, no? Però, mica male come idea. Quale idea? Io scherzo! Si diverte con poco lei. Eppure, mica da buttar via. Che cosa? Beh, mettiamo, si fa così per dire, signora, mettiamo che alla vecchia gli pigli un accidente mentre noi due siamo qui. Chi ci potrebbe incolpare? Chi? Ma lei è matta. Una parte per lei, una parte per me. E tutti contenti, eh? No, non è niente un'idea da buttar via per niente. Mamma. Mamma, ma che cos'hai? Io ho tenuto le faccia. Che? No, niente, ma non niente. Come sta la zia? Cosa? La zia? Ma se l'hai appena vista, la zia? Ah, sì, è vero, l'ho appena vista, la zia, è vero. Ma insomma, tu corri a me... Sì, vengo. Cara, vai a vestirti, vada a vestirti. Ne parli al maschio di casa e alla zia che vada a parlarne, a dirle che... A dirle che? Che il socio di suo marito rivuole il capitale? Che la banca non vi anticipa più un franco bucato? Che voi sbavate perché lei venda la vigna? Ma lei ascolta dietro le porte! No, cara signora, io le porte le lascio sempre aperte. E se la vecchia scopre i vostri altarini, lascerà tutto alle opere pie. Ma sì, vengo. Senta, signora, io ce l'ho la persona per fare il lavoretto. Una telefonata e arriva. E dica a suo marito che lui non deve pensare a... niente. Ma Germaine non ha sentito il bastone? Ah, sì, ma sa, si parlava così fra donne. Senti. Ma sì, vengo. Cosa è successo? Paul! Germaine! Cosa Germaine? Ti ha picchiata? No! Sa tutto! Della banca, della commissione, di Aubertin, tutto! E mi ha fatto una proposta mostruosa. E che proposta? Mi ha proposto di uccidere la zia! Ah! Uccidere la zia? Sì, pensa, gliel'avevo detto io. Tu? Sì, che
se succedesse qualcosa alla zia per mano di un altro, nessuno poteva dare la colpa a noi, no? Ma io scherzavo. Momento, scusa. Un momento. Per mano di un altro, hai detto? Sì. Un altro chi? No, ma non lo so. Uno che conosce lei, che farebbe venire, non lo so. È mostruoso, vero, Paul? Ah, sì, non è bello, cioè. Non è carino, non è carino. Sì, ma non mi sottende mica, sai, da parte di Germain. No, quella conosce senz'altro qualcuno che è capace di farlo. In ogni caso, Paul, tu non faresti mai una cosa del genere, mai. Io? Mai? Ah, ecco. È Germain che lo fa. Anzi, nemmeno Germain, un altro. No, Paul, rifletti, cara. Mi sto riflettendo, cara. Ma che rischio corriamo? Scusa, arriva qualcuno, nemmeno lo conosci. Fa fuori la zia, ammazza la vecchia e sparisce. Quindi nessun rischio. Aspetta un momento. Il signore ha fatto... Sì. E anche... Venga qua. Sento un po'. Ma le pare bello? Le pare bello fare certe proposte? Oh, l'idea è stata della signora, sa, mica mia. La signora ha avuto l'idea che lei voleva che avesse. No, si vede che il signore non mi conosce. Se ti conosco, bella mia... Come la conosci no, tu? No, voglio dire, conosco questo genere di persone. Bravo! Ma vagamente, cara. Germain, è bene... Sì. Oh, scusa, cara. Germain, è bene il dado... È tratto. Come? Il dado. Insomma, sono d'accordo. Adesso sì. Senta, si occupa lei di tutto. Sì, di tutto, tutto. Benissimo. E in cambio, In cambio? La metà dei mattoni. Benissimo, dei mattoni. Ma sì, della grana. I soldi, caro, i soldi. La metà. 150 mattoni. 150 milioni. Perché? Non vi bastano, eh? Preferite andare in bianco? E non passi per la testa di dimenticare che la metà è mia. Altrimenti, il secondo accidenti toccherà a lei. O a lei. No, insomma, qualche rischio no. C'è, cara. Sta a voi essere onesti. Senta, ma i soldi, quando si vedono? Non so, il tempo da andare dal notaio per un anticipo sull'eredità, un mesetto, ecco, diciamo. Andata. Oh, scusa, cara. D'ora in avanti fate tutto quello che dico io, eh? Cosa state complottando voi tre? No, niente, per il pranzo, signora, perché suo nipote voleva il coniglio. Il coniglio. Già, ma lei il coniglio, il dottore gliel'ha proibito, no? No, è la lepre in Salmì che mi ha proibito, non il coniglio fallo, il coniglio fallo al forno, sì. Al forno. Bene, e le sue gocce? Le ha prese? Sì, Germain, grazie, le ho prese. Com'è premurosa, gentile, molto carina, eh. Ah, Brigitte, mi viene ad accompagnare nella mia passeggiatina? Sì, a volentieri. Che cara. Dovete tenermi da conto, miei cari, perché io voglio vederla sposata, la mia Brigitte. Andiamo, cara, vieni, mi accompagni. Sentito? E ringraziate che ci sono io. Adesso andate in camera vostra. In camera. Su, coraggio, cara. Coraggio, calma e sangue freddo. Oddio, che farà? Andiamo. Il tratto è dato. No. Pronto? Voglio Bordeaux, Hotel de la Flanelle, 22:35. Sì, va bene, aspetta, sì. Ehi, strega! Non mi riconosci? Ah, volevo ben dire. Senti, come vanno le cose? Tutto regolare? Si danno da fare le colleghe?
Viva la faccia. Senti, lui è in camera? Sì, 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 passamelo. Pronto? Lui? Sono Germain. Ma ti ho svegliato? Con chi? Con Lisa! Dale una bella pacca anche da parte mia. Senti, lui, tu sai da dove ti chiamo, vero? Bene, datti una smossa e sentimi bene. C'è qui un acquisto per te. Ma come faccio a spiegartelo per telefono? Ah, ecco, metti che tu crepi di fame e che c'è una vecchia zuppiera piena di tortellini. Ma se il coperchio non si leva, tu che cosa fai? Eh? Oh, bravo, sfasci la zuppiera. Allora corri qui a sfasciarla. Sì, sì, tra un'ora ti aspetto. Ah, senti, Louis, quella nostra cosa di Parigi, tutto regolare, sistemato? Ah, meno male. I miei rispetti, reverendo padre, mi raccomando. Già finita la passeggiata? Sì, e c'è un signore che si è messo a parlare con la zia in giardino. Ah. Paura, eh? Ma paura di che? Scemo! Di un po', mica sei più partita domenica, eh? Un collega ti ha visto lunedì in paese. Sì, effettivamente, quei parenti che dovevano partire si sono fermati e così. Chissà come si dispera il tuo braccio destro a Parigi, eh? L'hai almeno avvertito? Ah... Ecco, è lei la signorina Germain Lapuy. Ispettore Berger della polizia di Bordeaux. Ma... cerca me! Proprio a te, sì? Ma... Riposo, agente, riposo. Grazie. Ah, è rivenuto dalla signorina? Sì, è venuto. Vedo, vedo, vedo. Siccome la conosci, dille che mi segua senza fare storia. Oh, seguirla dove? Dal tuo amichetto, Julien. Ne mancano ancora due e poi saremo al completo. Ma cosa ha fatto, capo? Sembra, giovanotto, che la qui presente Germain Lapuy sia l'ideatrice di un furto con scasso operato 6 mesi fa a Parigi, in Rue Martin, senza parlare della sua attività a tempo perso intorno a Pigalle. Beh, ma... ecco il mandato. Andiamo adesso. Ma... adesso io, ecco, non posso, proprio non posso, perché non posso. No? Perché la signora, è vero, signora, lei ha degli ospiti. No, non fare complimenti, vai pure, cara, vai, vai. Ma quando tornerà a capo? Tutto considerato fra una 15 anni. Oh, Dio mio, mamma mia. 15 anni? Sì, perché stavolta c'è il morto. Oh, il morto? Il piano dell'immobile, in seguito alle ferite riportate c'è rimasto. Adesso andiamo? Senta, ispettore, io non so niente, io sono innocente, un angelo, Sughe aveva ragione, si nascondeva proprio qui. Mm-hmm. Così sembrerebbe. Ma cosa devo fare per Germain? Cosa posso fare? Non lo so, può portarle dei biscotti, della frutta. Ah, della frutta, sì. Sì, ma quale frutta? Ma... arance. Arance e frutta, sì. Arance... Grazie, signora. Arrivederci, agente. I guantoni. Ah, sì, grazie, signora. Zietta, cara, cos'era tutto quel chiasso? Hanno arrestato Germain. Di già. Come di già? No, volevo dire, perché? Per complicità. Complicità? In che cosa? Pare che debbano arrestarne altri due. Altri due? No! Sì, per un furto commesso a Parigi 6 mesi fa. Ah, vabbè, meno male. Come sarebbe a dire meno male?
no, voglio dire, è meno grave di quanto credessi, ecco. Ma come? Un furto non ti sembra abbastanza grave? Sì, ma è sempre meno grave di un omicidio. Ah, no, no, c'è anche l'omicidio. Eh? Sì, hanno ammazzato un guardiano. Ah, allora fa sul serio questa Germain, però, eh? No, 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 non è stata lei ad ucciderlo, pare sia stato uno della banda. Ah, capisco. Ma lei era il cervello, capisci? Sì, 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 certo, certo. Ma adesso mi toccherà cercarne un'altra. Però, questa Germain, una ragazza in gamba. Ma eri tu a fare quel baccano? Hanno arrestato Germain. Cosa? Ebbene, sai, io preferisco così, sì. Anch'io, caro. No, anch'io. Oh, che sollievo. Che sollievo. Un socio di meno, no? Risparmiamo il 25%. Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Signore? Signorina? Jean-Louis? Come? No, non mi permetterei mai di presentarmi solamente con il mio nome, come forse lei ha creduto. Jean è il mio nome e Louis il mio cognome. L-O-Y. Mi pareva strano. Sì, è un equivoco in cui molti cadono. Si aspettano sempre che io dica il mio cognome, fino a quando non mostro il mio biglietto da visita. Ecco qua, signorina. Jean-Louis. Oh, scusi, scusi. Prego. Jean-Louis, servizio titoli della Banca Rothschild. Banca Rothschild. Sì. Va a caccia. Sì, e insieme furono gli affari, l'utile e il dilettevole. Scusi, non mi sono presentata. Brigitte. Dubar. Più che lieto. Ma scusi, ma si accomodi, signor Louis. La annuncio subito alla zia. Obbligato. Lei è... cos'è lei? Un coso? Un rappresentante? No, signore. Sono qui per la signorina Germain Lapuy. Germain Lapuy? Sì. Ma allora lei è qui per... lei. Appunto. Lei non è per caso lui? Eh? Voglio dire, il signor lui. Infatti. E io con chi ho l'onore? Paul Dubar. Sì, è nipote della... della vecchia zuppiera. Vedere la vecchia zuppiera? Scusi, lei non è qui per Germain? Ah, sì, anzi, se volesse essere così gentile di annunciarmi la signorina. No, non c'è, non c'è. No. Ma chi l'avrebbe detto? Ma cosa, scusi? No, dico, lei è lui.
l'amico di Germain. Ah. È certo che l'ambiente si è raffinato, eh? Ma mi scusi, avrei fretta. Se potesse dirmi dov'è la signorina Germain, sa, gli impegni non mi lasciano molto tempo. Già, chissà come è richiesto, eh? Ah, dica pure ricercato. Ricercato. E questo non la preoccupa? No, per fortuna ho una salute di ferro. Sì, è anche una bella faccia di... Per questo sì, non mi lamento. Ah, d'estate bagni di sole, d'inverno lampada a quarzo. E lo sport, eh? Sempre, sempre lo sport. Ma mi scusi, adesso potrei sapere dove la signorina Germain? È stata costretta a partire. Niente di grave, spero. No, una vecchia parente malata, sì, morente. Una sorella, una sorellina minore. Ma prima di partire mi ha lasciato detto che lei doveva fare come se lei ci fosse. Insomma, come d'accordo, no? Lei sfascia la vecchia zuppiera e noi ci becchiamo i tortellini. Io sfascio la vecchia zuppiera e... I tortellini? La zuppiera e i tortellini? Mi dica, signor Dubert. Sì? Sì, caro, sì, mi dica. Lei è qui per distendersi, immagino, riposarsi. Per qualche giorno in campagna, senza pensare a niente. Così si riposa un po', i nervi li mette tutti a posto. Mm? No? Ah, beh, sì, no, tu... Io non devo pensare a niente. No. E le farà anche bene, sì, caro signore, fare delle lunghe passeggiate nei dintorni. Ah, giustissimo, per l'alibi. In fondo all'orto c'è la comare Pichon. Le farò una visita. Benissimo. Evitando naturalmente di parlare di quello che la preoccupa. Naturalmente. E intanto lei la vecchia zuppiera. Tracchete! La vecchia zuppiera. Tracchete! E a noi i tortellini. E a noi i tortellini. Buongiorno, signore. Dalla finestra io ho visto mia nipote incantata davanti a una splendida automobile. È la sua? E questo è il signor Louis. Molto lieta. La zuppiera. No, mia zia Violette Dubar. Il signor Louis è qui per una partita di rubinetti. Ah, bene. È vero che li compra i miei rubinetti? Veramente io non... Stiamo i rubinetti. Io glieli offro, lei me li compra. Va bene. Comprerò i rubinetti. Ah, anche lei nei rubinetti. Così pare. Scusate. Sì, non ci faccia caso, mia zia fa sempre così. Sua zia? Sì, però adesso potresti anche farne a meno, zietta. Ah, vero? Che sciocca. Mi dimentico che Germain si trova... Dalla sorella, dalla vecchia sorellina minore, sì. Ah, senti, zia, non ti dispiace se ospito qui il signore per un paio di giorni, no? Figurati se è per il bene dei tuoi affari. Altro che bene, Io vado a prendere le mie gocce, scusatemi. Angelo mio! Cara! Mamma mia, selvaggia! Oh, cara! Questo è il signor Louis, mia moglie. Lietissimo, signore. Il signor Louis, sei l'amico di Germain. Ma come... Lei è proprio la... Sì, anch'io sai di per lì sono rimasto. Ma chi l'avrebbe detto che un signore come lui va in giro a sfasciare il zuppiere? Ma adesso è così. Oh, guarda. Però sai, caro, io lo preferisco così perché fa meno impressione. Fa meno impressione? Anzi, fa piacere. Senta, ma come la sfascerà? Sa, perché non vorrei... Quando sarà il momento, avviserò. Ah, ecco, vedo. Lei aspetta l'ispirazione. Forse il signore vorrà cambiarsi, no? Veramente non pensavo di trattenermi. E ho con me soltanto lo stretto necessario e proprio... Furfantello. Pam pam, Appunto. Pam pam. Pam pam e... E molte altre cose. Oh, Dio mio. Ma lei va in giro con tutta questa roba?
Praticamente non me ne separo mai. Sì, perché il signor Louis è ricercato. Ah. No, voglio dire, è assai richiesto. Beh, ma allora se è così, se questo signore ha molti impegni, forse preferirà sbrigare il nostro subito, no? Senta, allora facciamo una bella cosa, eh? Sì. Noi lo lasciamo solo, così lei potrà concentrarsi, eh? Sì, sarà meglio. Un minimo di pace. Posso telefonare? No, ma certo. Caro, ma c'è da chiederlo, prego. Grazie. Ecco, senta, scusi, sì, una cosa sola. Per la percentuale. La percentuale, sì. Mi dica la percentuale. Ecco, capirà che se le abbiamo chiesto di sfasciare la vecchia zuppiera perché siamo ridotti piuttosto male. Già, è la prima cosa che ho pensato. Questa gente è proprio ridotta male. Ecco. Allora lei capisce che, insomma, il 50% è un po' troppino, no? Il 50%? Il 50% per rompere la vecchia zuppiera. Ma dico, scherzia! Dico, se trattasse almeno di un servizio intero, allora potrei... va bene. Per voi faccio il 47. Il 47? Morto che parla. Si allude, eh? Sì, ma è quasi lo stesso, però. No, caro signore, almeno non posso mettere le spese. I rischi! Se rompere la zuppiera potrei anche ferirmi, lei capisce bene. Cosa? E poi ci sono le tasse. Le tasse? Ma dico, non fare mica la denuncia. Tanto prima o poi scopro tutto e allora è peggio. No, io preferisco dichiarare tutto sempre perché guardi, per me mettermi... No, mi sembra un eccesso di onestà, io comprendo il suo rigore professionale. Che bello, il suo bolide. Sì, beh, è così delicato. Che peccato. Me lo spintero, se non mi fai esasperare. No, guardi, lo spintero, se mi metto, lo spintero, si calma. Andate dalla comare Pigeon. Via, anche tu, via. Dove devo andare? Dalla Pigeon, dalla Pigeon. Arrivederci. Caro, mi raccomando, niente imprudenze. No, telefono soltanto al banchiere mio socio. Pronto? Parigi 6224286. Grazie. E stia tranquillo. Non la comprometto. Ma come, lei è anche socio d'un banchiere? Sì, non vedo. Io cretino, che faccio l'industriale. Pronto, Edmond? Ciao, amico mio. Sono venuto a trovare la persona di cui sai, Germaine Lapuy. Sì. Sì, proprio lei. Lo so come la pensi. Per questo sono venuto a controllare, ma lei non c'è, pare che torni fra un paio di giorni. Sì, io allora avrei pensato di fermarmi qui, in questa strana casa, ad aspettarla. Ah, perché strana. Senti, intanto c'è una vecchia che fa tremare tutti a colpo di bastone. E poi c'è una coppia, a dir poco agitata, che pretende che io rompa una vecchia zuppiera... No, aspetta! Che io rompa una vecchia zuppiera con la quale vanta, se ho ben capito, legami di parentela. Come vedi, strana a dir poco, no? Sì. Va bene, ti farò sapere tutto, eh? Ciao, amico mio. Che abbia già fatto? Signor Louis? Ma dove è andato? È andato via? Sei ancora lì? No, voglio dire, chi è che è andato via? Il signor Louis. E dove è andato? A Bordeaux. A fare che? A far riparare la macchina, perché pare che questi automobiloni siano delicati come porcellane. Ma che cavolo gli ha preso? Perché? Non doveva? No, che non doveva.
Ma guarda, Folli, io non ti capisco. Ma come questo signore viene apposta da Parigi per parlarti dei rubinetti e tu te ne vai a spasso con i tuoi? L'ho lasciato solo per l'alibi, no? Eh? Per cosa? Perché riflettesse. Ma hai fatto malissimo. E quando si è ritrovato qui solo con una vecchia come me, cosa volevi che facesse? Eh già, è quello che mi domando anch'io. Che cosa ha fatto? Niente. E come niente? Ma che cosa doveva fare? Sono io, anzi, che ho cercato di distrarlo. Tu? E come? Beh, gli ho fatto vedere le mie glorie. Le tue glorie? Sì, le vecchie bozze del 600 in cantina. Ah, perché siete scesi anche in cantina. Certo. E lui solo con te là sotto? Niente. No, volevo dire, lui solo con te là sotto in cantina si è limitato a guardare le tue cose, le tue botti. Ma che cosa doveva fare? Già, non avrà avuto l'ispirazione. Non so, è ritornato su e è andato a far accomodare la macchina. E tu? Tu l'hai piantato in alto per andare dove? Per andare dove? Ah, in fondo all'orto, sì, con Elena e Brigitta a chiacchierare con la vecchietta di fronte, sai, la comare Pigeon. Ma se la comare Pigeon è sorda come una campana. Appunto, ma non è cieca, no? Ci teniamo a gesti. Ma c'è il muro divisorio, e per parlare dovete arrampicarvi. Noi ci arrampichiamo, ma poveretto non vede mai nessuno, così si distrae un po'. Però... sei gentile. Senti, sai quando torna il signor Louis? No, non lo so. Però è proprio una persona come si deve quel giovanotto. A proposito, sai qual è il suo cognome? Un giro, basta chiamarlo signor Louis. Che giro? Il giro d'Italia. Il giro dei cosi, no? Dei rubinetti. No, così... gentile, così discreto, ben educato. Sì, sì. E se desse la precedenza al suo lavoro sarebbe perfetto. Senti una cosa, visto che tu sei in affari con lui, perché non cerchi di fargli conoscere meglio Brigitte? Sarebbe un ottimo partito, guarda, non mi sono mai sbagliato in queste cose, mai. Questa volta ti sbagli per tutte, non potevi trovare un partito peggiore. Anzi, guarda, fammi il santo piacere, non te ne occupare. Oh, com'è nervoso. Zietta. Per il tuo bene. Vogliamo riparlare della United? No, mai, mai più. Riposa in pace. Sia. Papà sta tornando ancora dalla comare Pigeon. Ma guarda, io non ne potevo proprio più di stare arrampicata su quel muro. Ci ha lasciato la mamma. Beh, io non lo capisco, tuo padre. Ma perché costringervi a chiacchierare attraverso il muro? Ma non lo so, ma ci tiene tanto. Oh, certo, deve essere ben sorpresa, madame Pigeon. Sì, ne ha tutta l'aria. È a Bordeaux. Chi? Il signor Louis, ma torna per il pranzo. No. Io sono venuta soltanto per farti compagnia. Cara, quanto sei cara. Però è proprio un giovane a modo, sai, che signor Louis. Io non capisco che cosa abbia tuo padre contro di lui. Contro il signor Louis? Sì, io non ho mai visto tuo padre così nervoso. Beh, sai, ha dei grossi problemi di denaro. Da quando lo conosco tuo padre ha di questi problemi? Sì, lo so, però stavolta è molto più grave. Dovrà vendere la fabbrica. Cosa? Vendere la fabbrica? Ma un Givert non farà mai una cosa simile. Ma non gli resta altro, zia. Ma scusa, il materiale, tutto è troppo vecchio. Ci vorrebbero milioni e milioni. Oh. Sì, io lo so, sai come vive mio padre. Tutta la giornata tra quei rubinetti. E questo lo rende nervoso, non sa più quello che dice, quello che fa. Guarda, io preferisco che venda la fabbrica piuttosto che sia male. Ma scusa, è da 20 anni che per far piacere alla famiglia paga per tutti. Oh, mia cara, non c'è niente di facile a questo mondo. Guarda me, che ho sacrificato l'esistenza. Non mi sono neanche sposata per difendere le vigne dei Dubar. Io, che sono astemia. Ma le vigne, zia, non ti danno problemi. Ma scusa, tu le affitti. Senti, caro, non sono qui per discutere e litigare con te su questo fatto. Vieni.
Andiamo incontro al signor Louis. Chissà qual è il suo problema. Beh, per lui è lo spinterogeno. Brigitte! Sì, zia! Signora? Signora? Non c'è nessuno? Porca vacca! Li ha già stesi tutti. Da una raccolta di bottiglie. Ma che diavolo ci facevi? È dalle 11 di stamattina che sto nascosto nel boschetto. Non ne potevo più. Così un quarto d'ora fa mi sono infilato in uno sfiatatoio. Era la cantina. Hai visto qualcuno? Altro che qualcuno. Là fuori sembra di essere alla fermata dell'autobus all'ora di punta. Ma tu dove ti eri ficcato? Allora, spero, mi hanno impacchettata stamattina. Ah, c'era pure Julien. Julien in collegio? Sì. Ah, ma allora è lui il canarino che ha cantato. No, non credo, anzi per lui che me la sono cavata. Ma i gatti neri una cosa la sanno, che siamo qui, da queste parti. Ma a te che t'hanno fatto? A me? Oh... Mi hanno messa a confronto con Julien, lui mi guarda, fa un grande inchino e dice al piedi piatti: grazie capo di avermi fatto conoscere questa fata, è sempre galante Julien. Galante come ti pare, ma sul lavoro è una frana. A causa sua che ho dovuto mettere la nanna col guardiano, o no? E chi può dire che sei stato tu? Ha steso le gambe dopo 5 mesi? Sì, ma mica per una bronchite. No, no, ma può essere stato curato male, no? Appiattati! Se quella scimmietta mi scopre la stento. E non fare casino una seconda volta. Su, dai, dai. Allora... spiegati un po' su questa zuppiera. Hai visto la vecchia? Sì, l'ho vista. Quando uscirà di qui con i piedi davanti, al nipote andranno 300 testoni. Hm? Vado in brodo di giuggiole. Ma se noi le facciamo stendere i piedi subito, la metà della roba è nostra. Eh? Sì, ma non è che tu qui dentro alzi un po' troppo il gomito per caso? E perché t'avrei chiamato? Sturati le orecchie, lui! Tu scendi in cantina. Hm? Appena arriva la vecchia, la fai fuori e te la fidi. Tutto qua? Tutto qua. E in cambio 150 testoni. 150 testoni. Andata? Andata. Sento che piove! Imbucati! Polizia! Sempre allegri, questi poliziotti. Beh, seguivo un pirata della strada quando ti ho visto scendere dal carrozzone. E allora, già rilasciata? Quando sei innocente. Ah. Senti, tesoro. Sì. Me lo fai un piacerino? Come? Se te lo chiedono, tu non mi hai visto. Non t'ho visto quando, adesso? Sì, adesso. Ma perché? Non fare il poliziotto. Domenica usciamo insieme, vedrai. Ma sì? Come sarò carina. Beh, dopo tutto non sono mica qui per servizio, no? Certo. Allora vado, eh? Vai, caro. Ma mi raccomando, domenica, sì, eh? Sì, vado. Prometto, vai, caro. Ma... chi era? Lo sbirro più grosso e più tonto che abbia mai conosciuto. Rieccolo. Ecco qua,
I guantoni. Sono là. Ah, di là, sì. Ma cosa fai davanti a quella porta? Oh, niente, la chiudo, ecco. Ah, la chiudi. Vai, caro. Allora vai, vado, vai, eh. Vai. Domenica, eh. Prometto, eh. Vado. Oh. Ma porca vacca, che gioco giochiamo? La vecchia, sotto! È il colpo più fesso che abbia mai visto. Grazie, molto gentile, davvero. E lei ha ancora la mamma e il papà? Sì, signora. E in piena salute. Ah, anche loro nei rubinetti? Ma tutt'altro. Banchieri. Oh, e che banca? Rothschild. Rothschild? Sì, mio fratello è il procuratore generale. E lei non è tentato? Da che cosa, signora? Dalla banca. Ah. Senta, senta, ascolti un mio consiglio. Lasci perdere i rubinetti. Ma zia, forse il signor Luis desidera parlare d'altro. Rassicurati, bambina mia, perché io col signor Luis scherzo. Ma perché non vai a vedere se i tuoi sono ancora arrampicati, eh? No, zia, resto qua. Vai, cara. No, senti, vai, cara, vai. Bellina, vero? Adorabile. Venga. Le voglio offrire un bel bicchiere di vino fresco. La ringrazio, ma non si disturbi. Ma non è mica la morte scendere un attimo in cantina. E poi il vino è un magnifico aperitivo, perché lei naturalmente mangerà qui. Con gioia, signora, però io non bevo mai. Astemio? Sì. Anche lei? Anche lei? Anch'io. Beh, naturalmente mangerà qui è soltanto un'espressione, sa, perché noi andiamo avanti a forza di sardine in scatola. Le sardine in scatola? Mm-mm. È il piatto preferito da Germain. Germain? Sì, Germain Lapuy, la mia collaboratrice domestica. Domestica? Domestica. Ma non è dama di compagnia? Germain dama di compagnia. No, ma chi gliel'ha detto? Non ricordo, signora, ah, non ricordo. Ah, ho capito, mio nipote per rendersi importante. Misericordia. Che cosa c'è? D'un tratto ho capito dove Paul ha conosciuto Germain. Oh, libertino, proprio come suo zio Filippo. A suo nipote conosceva già la domestica? Conosceva. Un brevissimo incontro, se ho ben capito. Mi scusi, signora, ma non sono certo di afferrare bene. A meno che lei non intenda che Germain... questa domestica fosse una... Sì, sì, signore, proprio una di quelle... E accessoriamente anche molte altre cose. Oddio, è incredibile. Cioè... Beh, per un uomo doveva essere evidente, no? E come ha scoperto lei queste sue attività parallele? Ci ha detto tutto stamattina un poliziotto prima di spedirla dalla sorella. Tutto questo, signora, mi sconvolge. Profondamente. Oh, andiamo, via, via, così agitato perché hanno mandato Germain dalla sorella. Piuttosto, io mi chiedo perché. È che sono molto, molto sensibile. Oh, no, questo lo vedo. Io volevo dire un'altra cosa. Perché mio nipote ci tiene tanto a che Germain stia dalla sorella? Suo nipote tiene che Germain stia dalla sorella? Ah, sì. Però comunque, sorella o no, ci resterà parecchi anni. Parecchi anni? Ma dalla sorella? Sfido. Ha ammazzato un guardiano. Oddio. Si sente male? No, signore. Senta. Su, coraggio. Torniamo ai rubinetti, guardi. Dio mio. Mi dica una cosa, in tutta franchezza. È per i suoi rapporti con la banca Rothschild che mio nipote l'ha fatta venire qui? Per vendere la fabbrica o qualcosa di simile? Ma veramente, signora, io... Mi dica... Ah, ecco qua.
Bravo, bravo, bravo. Siamo qui in villeggiatura, eh? Ma veramente io... Cosa veramente? Veramente cosa, scusi? E il lavoro quando? Adesso lo comare Pigeon, va, pranzo. Ma calmati, Paul. Lascia stare la dama Pigeon. Oh, perché piuttosto non mi hai detto che cosa è venuto a fare qui questo signore? Beh, te l'ho detto, no? Per i tortellini. Per i rubinetti. No, i rubinetti. No, il signor lui non sa neanche che cosa sono i tuoi rubinetti. Ma io lo so il perché. Per una ragione molto, molto grave. Forse sono le circostanze che ti hanno ridotto a questo, ma tu, Paul, hai riflettuto bene. Perché una volta compiuto il misfatto, non si potrà più tornare indietro. Oh, signora. D'altra parte, se tu sei ormai deciso a realizzare questo progetto mostruoso, io non ho i mezzi per impedirlo. Comunque approvo la tua collaborazione con questo signore. Senti, scusi, ma lei perché gli ha raccontato tutte queste nostre cosine? Non si chiacchierava. Ah, perché lei non soltanto perde tempo con le letratto, ma anche con le vittime. Ma ti dico io, ma gente, Paul, il lavoro Paul, qua, scusi, Paul, la salva. Ma non saranno 5 minuti prima, 5 minuti dopo. Tu non ti picciare, sì. Ma come, tu che la cosa non mi riguardi? No, no, io me ne occuperò. E come se me ne occuperò, d'altra parte tu sei incapace di realizzare questo progetto. La presenza di questo signore qui è la prova schiacciante. Devo andare a prendere le mie gocce. Le riflette anche. Oh. 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 Tu mi ucciderai. Lo so. Povera donna. Non ha rimorsi? Altro che ghigliottina. A uno che lavora come lei. Mi scusi, ma vorrei capire. C'è poco da capire. Senta, non è a lei che Germaine ha telefonato stamattina in quell'albergo di Bordeaux per dirle di venire qui a sfasciare la vecchia zuppiera? Signore, basta! La mia pazienza ha un limite. Germaine non mi ha potuto telefonare questa mattina a Bordeaux per il semplice motivo che io mi trovavo a Marsiglia! Cosa? Ecco il conto dell'albergo di Marsiglia. Ma non si legge niente. Prega. Ma no, sì, non leggo. E allora adesso scritto. Dunque, Jean-Louis. Sì. Jean-Louis. L-O-U-Y. Oh, il signor Louis. Louis come cognome. Oh, mio caro amico, ma lei è vittima di un tragico equivoco. Una semi-omonimia. Si accomodi, caro, si accomodi. La prego di accettare le mie scuse e... va bene, non parliamone più. Senta, scusi, però lei è venuto qui da Germaine. Che cos'è per lei, Germaine? No. Sì. Ma come? Un uomo della sua classe corre dietro a una... Ma io credevo fosse una dama di compagnia. No. Sì. Ma bisogna essere completamente cretini. Lo so. Ah. Mi risparmi almeno questo, me l'hanno già detto tante volte. Lo credo bene. Lo so. Scusi, caro, Prego. Scusi. Pronto? Ah, Aubertin. La mamma, Aubertin. Sì? La mamma è caduta dal muro. Si è fatto un vernacolo così. Si occupi del muro. Del muro? Pardon, del vernacolo. Ah, Pronto? Sì, pronto, Aubertin. I soldi non ci sono. Sì, lo so che l'avevo promesso, ma
E sarebbero già pronti se qui non ci fossero tanti lui. Come? Vuole ammazzarmi? No, dico, uno alla volta, non ci rubiamo le idee, per favore. E va bene, telefoni domani. Allora stasera. E va bene, fra un'ora. Così almeno sarà finita. Per me. Su, spicciamoci, spedisca di corsa la vecchia in cantina. Subito. In cantina, a fare. Il nostro accordo vale ancora, sì o no? Ma come può valere se non c'è nessuno che si occupi della faccenda? Quel qualcuno c'è, ed è in cantina che aspetta la vecchia. Ah, benissimo. Un momento, ma è sicura, sa, perché c'è già stato un errore, eh? Un errore? Ma... sì, eh sì, io ho scambiato per il sicario un suo cliente. Oh, un mio cliente? Sì, sì, non ne ha uno che si chiama Jean-Louis, L-O-U-Y? Lui, beh, no. È qui, è da stamattina che cerco di fargli sfasciare mia zia. Jean è qui? Sì, sa tutto di lei, sa. È infuriato, cara la mia dama di compagnia. Capito. Non mi sposo neanche quest'anno. Ah no, con lui no di certo. Beh, tanti saluti. Adesso, pensiamo a noi. Sì, pensiamo. La vecchia è gelosa della sua cantina. Lei ce la spedisca con un pretesto. Dopo 3 minuti esclami... Ma quanto ci mette la zietta e scende a vedere, eh? No, 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 non potrai mai. No, no, no. Bisognerà che lo faccia. No, 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 no. Allora, ha capito? No, 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 no. Vabbè, se insiste. Senta, visto che c'è Jean, faccio in modo che non vi perda di vista per tutto il tempo che la vecchia è in cantina. Vabbè, vabbè. Ah, per l'alibi. A proposito di clienti, ma... noi due? Non ci siamo già conosciuti? Ma veramente... Ma come no? Parigi, ricco masse! Beh, senta, la prego, siamo seri. Niente ricordi peccaminosi, la prego. Satiro. Creatura perversa. Si fa quel che si può. È stata più la paura che altro. Oh, povera cara, povera. Ora ci devo parlare. Cosa è successo, Elena? È caduta dal muro. È tutto per compiacere Madame Pigeon. Mi scusi. Aio. Vieni, Elena, che ti do un cognac. Sì, brava. No, cioè no, 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 vino. Come vino? Sì, sì, una bella bottiglia del tuo vino, vedrai che la rimette in sesto. Ma per carità, cosa vuoi che serva il vino? Ah, so io quello che serve a Elenchi quando cade dal muro. Papà, è la prima volta che la mamma cade dal muro. Ma sciocchezze, da piccola cascava sempre. E ogni volta, tracate lì, un bel bicchierone di vino. Non ti dispiacerebbe di scendere a prenderlo in cantina, eh? No, no, ma ce n'è anche in cucina. No, no, scusa, no, quello lì è tiepido. Ma mi stupirebbe perché Germano teneva sempre il frigorifero. E allora è troppo freddo. Ah sì, questo sì, oh. È vero. E posso aiutarla, signora? No, no! La zia non ammette che altri tocchi il suo vino. Prego, zia. Ma c'è della tintura di odio. Forse in camera mia la vado a prendere. Insomma, finiamo! Oh, prima il vino! Ma poi non è mica il punto di morte. Come mi sento strana. Oddio, signora. Come va? Vedi, si sente strana. Sbrigati. Vabbè, non vorrei mica che mi rompa l'osso del collo per andare in cantina, no? Senta. Lei vede bene dove sono a quest'ora, vero? In macchina devo portare pomato. Formule! Niente pomate sui bernoccoli. Ma pensavo invece di... Ma su quelli in generale, i bernoccoli sì, ma in generale, quelli di Elena no. Oh. Perché il bernoccolo di Elena fosse... Ci siamo! Ci siamo! Liviamo! Liviamo! Insieme agli valici che la velvetta infiora!
Festeggiamo, beviamo, festeggiamo. Voglio dire, in attesa del vino, naturalmente. Ragazzi, un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo. E bravo! E bravo il nostro Jean, eh? Dunque, lei lavora dai Rocci, eh? Sì, scusi, da 9 anni. Ah, benissimo. Perbacco però, una vita, eh? Bravo, bravo. Anch'io so, ho conosciuto un Rothschild. Ah, sì, e che ramo? E lì? Chi? Ah, no, quello che ho conosciuto io vendeva lavandini. Sì. Un ramo basso, sì, sì. Ah, meno 5, 4, 3, 2, 1... 3 minuti. Alan! Alan! Non so perché, cara, ma ho uno strano presentimento. Non ti pare che la zia ci metta un po' troppo? Beh, ci vuole il suo tempo. E tu lo dici? Noi l'abbiamo parlato. Ho detto o no, non ti pare che la zia ci metta un po' troppo? E io ho detto ci vuole il suo tempo. Oh! Anche voi, cosa stai ancora qui tu? Oh, tu sei veramente esaurito, ma non è possibile. Vieni con me, vieni, ti devo parlare. Ah, sì. Su. Per Dio, per una caduta dal muro, non sarà mica una cosa così grave. Devo parlarti. Ah, sì? Sì. Germain! Quella strega! Riposo, scusi, lei è di casa? In un certo senso sì, perché scusi? Devo parlare a Germain. Niente paura, è una cosa personale. Ma mi dispiace, ma non c'è. Come non c'è? Sì che c'è, le devo parlare, devo farle sapere delle cose. Ah, ma... una cosa personale, sì. Ah, allora per lei Germain sarebbe... Eh già. No. Sì. Mi dispiace, giovanotto, ma dovrà aspettare il suo turno, sa, c'è un altro lì. Anche costui cerca Germain? Sì, devo lasciarle un messaggio. Da amico, Da amico? Sì. Ah, perché lei è amico di Germain? Ma dico, non vi occuperete mica adesso, non le pare caso? Ecco, appunto. Oh, dunque, caro, le presento il signor Jean-Louis, della banca Rothschild. No. Sì? Ah. Eccolo qui, il Jean, quello che in un giorno solo si fuma tutta la mia paga di un mese, Scusi, prego. Ah, sareste voi gli spasimi del mio corpo febbricitante. Ah, gente, lei sta parlando... Silenzio, Corneille! Ma si può sapere che cosa vuole questo gendarme da me? Ah, che bello. Ah, ma sa cosa le dico, Che per credere Germain dama di compagnia bisogna proprio essere... Lo sa. Ah, sì? Allora, meglio che me ne vada. Ma dite a Germain... che non c'è trippa per i gatti. Lei capirà. Sì, vabbè, d'accordo. Auguri, caro. Senta. Vada, vada, giovanotto. La raggiungo subito. Ciao. Che cagnara! Ma che accidenti è successo? La zia è scesa in cantina. Bravo. Ma che bravo, è anche tornata su. È tornata su? Ma che accidenti è successo? Niente, non è successo un bel niente. Voglio proprio andare a vedere. Ecco, brava. I guantoni. Hai guantoni? Sì. Là. Ah, grazie. Scusi, è per prima.
Oh, ma per carità, caro, per carità. Su, vada, vada. Vada a fare una bella contravvenzione, la sì. distrarrà. Sì, grazie, buongiorno. Beh, allora? Ci ho ripensato. Come? Sì, dice che una condanna sulla gobba gli basta. Non ne vuole un'altra. Non è una persona corretta, il suo sicario. Se l'è svignata. E da dove? Dallo spiatatoio. E adesso tocca a me. No, un momento, scusi. Senta, Germaine. Ma no, mi permetto di farlo. Oh, guarda, guarda. Ma lei conosce il signor Louis? No, non è mio genere. Miciona. Capaci di tutto è quella là. Perché meravigliosa? Quanto tempo è che tu non vedi Mr. Bronson? Beh, non so, 3 settimane, perché? Ebbene, 8 giorni dopo la zia gli ha venduto le vigne. La zia gli ha venduto le vigne? Sì! Ma perché non me l'ha detto subito? Beh, voleva tenerci sulla corda. Ma io te l'ho sempre detto, Paul, in fondo la zia è buona. Sì, ma anche sadica, però. Oh. E i soldi? I soldi, dove li metto i soldi? Dove li metto? Sono già stati destinati. Destinati? E a chi? Una metà alla mia cara Brigitte. L'altra metà. Alle opere pie, immagino. No, alle rubinetterie di Bar. Oh, ecco una felice occasione, mio caro Jean, per dirle che la famiglia è veramente la base di tutto. Sì, la zuppiera si è rotta. E anche oggi, sardine. Beh, finalmente ci siamo arrivati.